Si chiama La Casa dei Sorrisi ed è il nuovo centro di aggregazione per disabili di Biancavilla, che ha l'obiettivo di fornire alle persone con disabilità uno spazio d'accoglienza, di crescita e di integrazione sul territorio attraverso la formulazione di progetti educativi. L'inaugurazione ufficiale questo pomeriggio nei locali di Via delle Vittorie nel quartiere Casina. Il centro, gestito dalla cooperativa Casa, sarà fruibile da 15 disabili di età compresa tra gli 11 e i 40 anni, tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì. In campo personale altamente specializzato. A benedire i locali il parroco della chiesa Sacratissimo Cuore di Gesù, Don Ambrogio Monforte, al tagliare il nastro fra gli altri il sindaco Antonio Bonanno. È un'iniziativa fortemente voluta dalla mia amministrazione, che era all'interno del nostro programma elettorale. Non era possibile che una città come Biancavilla non avesse un centro di aggregazione per disabili, e quindi nelle economie, nelle uniche somme disponibili, bilancio 2020 non vincolate per spese obbligatorie, abbiamo stanziato 50.000 euro proprio per la realizzazione di questo centro di aggregazione. Ne andiamo fieri, ne andiamo orgogliosi in un momento storico in cui i tagli, soprattutto nei servizi sociali, sono veramente importanti. Il comune di Biancavilla è passato negli anni da trasferimenti da un milione e mezzo di euro a 200.000 euro, ma nonostante questo abbiamo fatto un grande sforzo proprio perché volevamo che nessuno rimanesse indietro. In questi anni abbiamo già inaugurato l'asilo nido, abbiamo inaugurato parchi giochi, l'attenzione nei confronti dei bambini è veramente alta, ma adesso in maniera particolare la dedichiamo ai disabili, proprio perché i disabili e le loro famiglie hanno necessariamente bisogno di amore. Questo centro di aggregazione serve a questo, a dare amore a loro, ma a dare anche un momento di formazione e soprattutto per non lasciare nessuno indietro. Un altro traguardo importante dell'amministrazione Bonanno, un'attenzione alle fasce più deboli. Era importante che i ragazzi, una volta finiti il piano studi, venivano, non avevano più nessuna attività, nessun punto di incontro. Noi, il nostro obiettivo è far incontrare questi ragazzi in questo centro per momenti di svago, momenti educativi con del personale qualificato, quindi un'attenzione sempre per i più deboli. Il centro di aggregazione nasce per offrire la possibilità a questi ragazzi di trascorrere dei pomeriggi spensierati, in cui i ragazzi diventeranno sempre più parte attiva della società perché svolgeranno delle attività educative e nello stesso tempo ludiche, finalizzate qui.